Debutto ufficiale del comitato di quartiere Pozzo Piano, un quartiere inizialmente periferico ma che ora conta quasi 20.000 abitanti, una situazione che andava canalizzata verso la partecipazione popolare. Come è nata questa idea? Questa idea è nata tutta per caso, è nata su un social network dove io e l'altro amico qui fondatore Enzo Scaringi ci siamo confrontati sull'esigenza che il quartiere Pozzo Piano aveva per la realizzazione di un comitato, perché qui siamo completamente abbandonati e dimenticati. Parliamo chiaramente dai piccoli problemi, cioè le deiezioni canine, mancanza di sicurezza, marciapiedi rotti, cioè, mancanza di verde pubblico. Lì i problemi sono tantissimi e cioè, avremo tanto tanto da lavorare. Ecco, questa idea è nata proprio per far sentire la voce dei residenti, che solitamente vengono chiamati in causa soltanto in occasione delle elezioni. Esatto, questo è un esercizio di partecipazione. Noi ci rifacciamo proprio allo statuto comunale, dove viene detto che viene scritto che il comune favorisce le associazioni, favorisce la partecipazione. Ecco, noi vogliamo iniziare questo esercizio di partecipazione. Questo quartiere non è un quartiere di serie B, purtroppo sono tanti anni che noi, diciamo, lo definiamo dimenticato. Attualmente la nostra prima preoccupazione è quella della sicurezza. Questo quartiere vive purtroppo una escalation di eventi criminosi e viaggiamo con una media almeno di 2 eventi al giorno. È una situazione insostenibile. Dobbiamo prendere provvedimenti per la sicurezza, ma dobbiamo anche avere una prospettiva affinché, tolta l'emergenza, questi atti criminosi non si verifichino. Un quartiere non vivo, un quartiere che non ha servizi sufficienti, spesso vive anche queste situazioni. Noi vogliamo dire basta.